Beh, riuscito, abbiamo fatto una buona rappresentazione, anche il pubblico mi è sembrato gradire, quindi lasciamo Argenta moderatamente felici. Questo spettacolo arriva dopo un percorso fatto nell'ambito del teatro canzone, che è una modalità, una forma che sia io che Haber pratichiamo da tanti anni, che penso in questo progetto si condensa un po' tutti questi anni passati in questa zona un po' di confine tra il teatro e la canzone. Mi sembra che la nostra, diciamo, ricerca di artisti ci ha portato a questa forma di spettacolo che in realtà non pende da nessuna parte ed è un po' un misto, no? Uno spettacolo piuttosto trasversale, quindi non so, pieno di cambi di velocità, di genere, con una storia unitaria che emerge piano piano, che in fondo è un po' la nostra storia di artisti e di uomini. Ma ci siamo messi un po' a nudo, insomma, non è che rispecchia, c'è sempre tutto molto filtrato, insomma, giochiamo anche sulla nostra pelle, con ironia, con divertimento, è un personaggio che mi assomiglia, ma neanche tanto, insomma, dipende, insomma, qualche volta sì, qualche volta no, cioè ci permette di giocare senza rete, nel senso che di solito quando tu fai un personaggio c'è una quarta parete, il pubblico ti guarda da un buco della serratura e per cui fai il personaggio. Qui invece in qualche modo interagiamo col pubblico, per me è la prima volta che non c'è la quarta parete, per cui siamo nel vuoto totale. Per cui poi la bella di questo spettacolo è che ogni volta è sempre diverso, cioè ci divertiamo a improvvisare spesso e volentieri, insomma. C'è una struttura, però dentro questa ci permette appunto di rinnovarci, cosa che invece quando fai un personaggio, l'ultima cosa che ho fatto per esempio prima di questa, un classico, Giovanni, tanto lo nomino anche ogni tanto, era un personaggio tutto tondo e la gente, appunto, dicevo prima, ti spia, ti guarda e tu non sai che c'è il pubblico, ma non interagisci col pubblico. Stai camminando per strada, non so, guarda che c'è, guarda che c'è un portafoglio, che fai, lo prendi o non lo prendi? Non lo prendi, cioè no, lo prendi per consegnarlo a qualcuno. Al tempo, bisogna anche vedere quanto c'è nel portafoglio.